Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box d'oggi. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia! Box doccia da 138,90€. Tapparelle da 26,90€. Zanzariere da 31,90€. Tende da sole da 154,90€. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te su misura. Bene, ritorniamo in studio per la terza e ultima parte di 105 Sport, dedicata non solo al calcio a 5, ma questa sera avremo, come ha anticipato Angelica, anche altre discipline come basket, pallavolo, atletica, e vi proporremo anche un servizio di un ricordo speciale di una squadra di calcio di Sala Consilina. Ma come al solito, la prima parte di questa parte conclusiva della nostra trasmissione è riservata al calcio a 5 di Serie A. Si è giocata la quarta giornata, un turno sicuramente favorevole per lo Sporting Sala Consilina, che ha ottenuto anche la prima vittoria in trasferta. Lo ha fatto in Lombardia sul campo del Mantova, andando ad espugnare il campo della formazione lombarda, vincendo 4-3, un risultato che è maturato proprio negli ultimi secondi, la terza rete per il Mantova, ma la formazione del tecnico Oliva ha avuto sempre in pugno il match, in attesa poi di giocare il turno infrasettimanale. Ma vediamo anche tutti i risultati di questo quarto turno insieme ad Angelica. Questa è la classifica. Magari dovremmo, iniziamo dai risultati. E prima di vedere la classifica, eccoli. Allora, risultati: Pesaro Pomezia 4-2, Napoli Cositi 2-2, Verona L84-06, Actip Sandro Abate 2-3, Mantova Sporting Sala Consilina 3-4, Roma Cosenza 5-1, Treviso Catania 2-2, invece Feldi Eboli Ciampino è stata rinviata. Vediamo ora la classifica. In testa conduce la Roma con 12 punti, la segue con 9 punti Sandro Abate Sporting Sala Consilina, Catania 8 e Cositi 7 punti insieme a L84, 6 punti per Feldi Eboli, Napoli e Pesaro, Pomezia 5, Treviso 4, Ciampino 3 punti insieme ad Active, Mantova 1 insieme a Cosenza, chiude la classifica con 0 punti Verona. Ecco, come vedete ci sono una squadra a punteggio pieno e alla piazza d'onore la coppia Sporting Sala Consilina Sandro Abate. Come ha ricordato Angelica nel evidenziare i risultati, la gara del Feldi Eboli è stata rinviata, in quanto la Feldi Eboli era impegnata nel main round della Champions League e la squadra del tecnico Samperi e del presidente Di Domenico sabato scorso ha vinto anche con il Minsk, la squadra bielorussa, e si è qualificata vincendo il proprio girone con una squadra greca e un'altra slovacca, ha vinto tutte e tre le partite, quella decisiva con il Minsk 2-0, e si è qualificata all'Elite Round della Champions League di calcio 5, dove saranno presenti le 16 formazioni migliori d'Europa. Quindi complimenti alla Feldi Eboli, che sarà impegnata nella massima competizione europea di Champions League, e quindi recupererà questa gara che è stata rinviata proprio per l'appuntamento della manifestazione europea. Intanto, per tornare allo Sporting Sala Consilina, è stata una giornata favorevole, dovremmo avere anche delle immagini che sono già partite, per il bomber Brunelli che si è sbloccato, ha realizzato la prima rete, quella del 2-0, e poi ha fatto anche la doppietta nella ripresa, nei primi secondi della ripresa. Quindi per Brunelli una giornata... Si è sbloccato bene. Sì, un buon inizio, era stato... Ma lui ci ha abituato a segnare tanti gol, era partito un po' con il freno a mano tirato, però ora ha iniziato, quindi sì, siamo tranquilli. Possiamo, anche i tifosi dello Sporting Sala Consilina, che vedono in lui come un autentico bomber, e potranno contare sulle reti di Leonardo Brunelli, e abbiamo visto due delle quattro reti, perché lo Sporting Sala Consilina ha
vinto 4-3, ha aperto le marcature. Volonnino, che la scorsa settimana era stato decisivo negli ultimi 17 secondi con il Verona, ha aperto le marcature proprio Volonnino, e le ha chiuse l'altro ex compagno di squadra, ex Benevento come lui, Stigliano, che ha siglato la quarta rete, che poi è risultata decisiva, perché il Mantova, proprio ad un secondo dalla fine, con Salas aveva accorciato le distanze, ma era troppo tardi, una rete che è valsa solo per le statistiche. Intanto abbiamo riproposto le reti di Leonardo Brunelli. Bene, si ritorna in campo nel turno infrasettimanale già mercoledì alle 20:30 al Palla San Rufo. Arriva la capolista, sì, vediamo però tutti qua. Partita importante, sì, insomma, per lo Sporting. Allora, vediamo Cosenza-Verona, Sandro Abate-Napoli, Ciampino Active, L84 Treviso, Catania Pesaro, Pomezia Feldieboli, Sporting Sala Consilina Roma e Genzano Mantova. Ecco, quindi appuntamento per gli sportivi che seguono lo Sporting Sala Consilina mercoledì alle ore 20:30 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, per seguire questa super sfida con la capolista che viaggia a punteggio pieno. E quindi lasciamo anche il calcio a 5 per occuparci ora di basket. La Diesel Tecnica, possiamo dire che rialza la testa, è sul terreno amico sempre del Palla San Rufo, c'entra la seconda vittoria interna. I ragazzi del tecnico Patrizio tornano a sorridere davanti al pubblico amico, battendo la Virtus Club Ragusa con il punteggio di 77-62. I Blue Boys, alla loro migliore uscita stagionale, partono bene nel primo quarto e, nonostante l'assenza di Fraga per squalifica, chiudono il primo quarto in netto vantaggio sul più 11. Nel secondo sono diversi tentativi di rimonta della squadra sicula, che però davanti si ritrova una grande Diesel Tecnica che detta i ritmi di gioco e gestisce al meglio il vantaggio maturato nei primi due tempi. Alla sirena finale, come abbiamo visto, il tabellone indica 77-62 per la Diesel Tecnica Sala Consilina, che vince e convince e si rilancia in classifica in vista dell'appuntamento infrasettimanale. Anche del basket si gioca il 1 novembre, quando la formazione di mister, di coach Patrizio, affronterà il Basket Rende. E lasciamo anche il basket di B2 interregionale per occuparci ora di volley. Ieri è partito il campionato di Serie D femminile, dove quest'anno ai nastri di partenza è presente anche la Volley Vallo di Diano, che gioca le sue gare interne al Palla Pozzillo di Sala Consilina. Il turno inaugurale è stato con il Volley Napoli. La squadra di casa ha perso al tie-break, dopo aver perso il primo set, era stato in vantaggio a lungo, ha perso il primo set per 22-25, ha vinto il secondo 25-20, per poi perdere il terzo set 25-15, ma nel quarto set la squadra di mister Gerardo Cacciottolo ha vinto il quarto set con lo stesso punteggio con cui aveva perso il terzo, 25-15. Si è andati al tie break e sì, è una gara molto attesa, molto intensa, punto su punto, e alla fine l'ha visto prevalere il Volley Napoli, che si è imposto con il punteggio di 18-6, vincendo 3-2. Per le ragazze del Volley Vallo di Diano soltanto un punto, mentre alle partenopee sono andati i due punti. E la prossima gara sarà in trasferta per le ragazze del tecnico Cacciottolo, che erano al debutto. Bene, lasciamo anche il basket, il volley di Serie D, per occuparci ora di atletica leggera. C'è stata una gara ieri ad Atena, l'Acteon Atena in corsa, che ha riscosso un grande successo questa gara podistica, svoltasi nelle gare del piccolo centro cittadino del Vallo di Diano. È stata una vera e propria svolta
svolta generazionale, infatti a trionfare per la prima volta nella storia di questa manifestazione, che è giunta al decimo anno, sono stati due atleti nati nel terzo millennio. Si tratta della potentina Maria Maddalena Martorano dell'Avis Lago Negro e dell'eritreo Thomas Fekre della Castrovillari Corri Castrovillari, entrambi 17 anni. L'inizio di una nuova era, dunque, è proprio nel giorno in cui i Acteon ha festeggiato appunto le 10 edizioni della competizione. Per la cronaca, Freerk ha vinto in 28 minuti e 33 secondi, precedendo Umberto Di Martino e Damiano De Cesare della Cilento Run. Tra le donne, come detto, oltre a Maria Maddalena Martorano, che ha vinto in 34 minuti e 4 secondi, sono arrivate Maria Rosaria Martino a 3 minuti e 49, al terzo posto, ultimo gradino del podio, Rosanna Murano a 5:26. Oltre alla gara podistica, alla buona riuscita della manifestazione sportiva, hanno contribuito anche le case di Egea, che ha promosso la classica camminata solidale nell'ultima domenica del mese, dedicato alla prevenzione dei tumori al seno, e circa 50 giovanissimi hanno partecipato a questa manifestazione e alle gare promozionali disputate al termine della prova regina. Lasciamo anche quindi questa bella competizione di podismo che si è svolta nel Val Lodigiano e più precisamente ad Atena Lucana, per occuparci di un bel evento che si è tenuto nei giorni scorsi nel Val Lodigiano, più precisamente a Sala Consilina, dove ex calciatori che nella stagione 1981-82 vinsero il campionato di prima categoria, facendo accedere la squadra al campionato di promozione, all'epoca massimo torneo regionale, e si sono ritrovati in un locale del territorio e hanno rivissuto dopo 41 anni quei momenti così importanti per il calcio a Sala Consilina. Vediamo un servizio che abbiamo preparato in proposito. Si sono ritrovati dopo 41 anni, protagonisti della cavalcata vincente che portò il Prosala alla storica scalata in promozione nella stagione 1981-82, al termine di un campionato dominato dalla prima all'ultima giornata, culminata con una festa in un gremitissimo Osvaldo Rossi. A coordinare questa reunion dei protagonisti di quell'annata rimasta nel cuore dei tanti tifosi e sportivi di Sala Consilina è stato Ezio Romano, per tutti il mister più vincente del comprensorio valdianese. Romano ha chiamato a raccolta quasi tutti gli ex che vestirono la casacca del club salese del compianto presidente Umberto Aumenta, i quali si sono ritrovati in un noto locale del comprensorio per ricordare e rivedersi dopo tantissimi anni, tutti ovviamente con i capelli grigi ma con lo spirito e l'entusiasmo di sempre. All'incontro, a fare da padrone di casa, oltre ad Ezio Romano, anche il più giovane del gruppo, Nico Puglia, il simpatico Nicola Cersosimo e il portiere Michele Tulimieri. Ospiti d'onore l'indimenticato difensore Esmeraldo Scoppetta, l'altra colonna di quella difesa quasi imperforabile Giovanni Cammarano, il centrocampista Pierino De Simone e gli attaccanti Salvatore Capone, Giovanni Ragone e Franco Ricciardi. E il momento più emozionante è stato proprio l'abbraccio tra questi due bomber, rimasti nel cuore e nella mente di tutti i tifosi per la scritta che fino a qualche anno fa campeggiava sui muri del campo sportivo salese: Ricciardi più Ragone uguale gol. Insomma, una bella giornata conclusa con il brindisi che Ezio Romano, da gran cerimoniere, ha deciso di riproporre nel nuovo anno, magari con la presenza di altri grandi protagonisti assenti giustificati, ma sempre citati nei ricordi di questa giornata, all'insegna dell'amicizia tra ex calciatori, simbolo di un calcio che forse non c'è più. E dopo questa bella pagina a Marcord del Sala Consilina Calcio e del campionato vinto nel 1981-82 e con questi protagonisti, Angelica, si va a chiudere anche questo ottavo appuntamento con 105 Sport. Sì Gerardo, noi ringraziamo come sempre i nostri telespettatori, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Buonasera. Buonasera, vi ricordo la replica dopo il TG di mezzasera e domani alle 15.
Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box dodge. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia. Box doccia da 138,90€. Tapparelle da 26,90€. Zanzariere da 31,90€. Tende da sole da 154,90€. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te su misura.